Allora una volta ti sarà capitato di stringergli la mano. La mano? Accadeva praticamente ogni giorno. Devi sapere che io andavo da lui regolarmente a fare il rapporto sulla situazione militare e ogni volta il re mi stringeva la mano in segno di ringraziamento. Babbo, allora anche questa volta re Umberto ti stringerà la mano? Non credo proprio. Sicuramente non si ricorderà di me. Devi considerare che sono passati molti anni dall'ultima volta che ci siamo visti, figliolo. Lo sapevo che era impossibile. Ma cosa significa questo, figliolo? Niente, babbo. Era per via dei miei amici, mi hanno preso in giro. Dicono che è impossibile che tu abbia stretto la mano a un re. Ma non importa. Io ci credo che voi siete amici. Ci ho sempre creduto, babbo. Davvero, sai? Bene, adesso me ne vado a dormire. Buonanotte, babbo. Il mattino seguente uscì di casa prima di mio padre per incontrarmi con i miei amici. Coretti! Ciao, mio padre è andato a consegnare della legna. Io finirò presto. Aspettami, Enrico. Ti aiuto io. Ma ti rovinerà il vestito. Non importa. Opla. Grazie, Enrico. Questo è l'ultimo da portar via. Abbiamo finito. Porterà mia madre una tazza di caffè. Dai! È bollente, mi brucio sempre le dita. Che vuoi fare? Aspettami qui, volo. Ecco il caffè, mamma. Ho appena finito tutto il lavoro. Bravo, figliolo. C'è un tuo amico? Sì, un mio compagno di classe, Enrico Bottini. Mi ha aiutato a sistemare la legna. Mi dispiace molto di essere malata, caro. Non preoccuparti, mamma. Hai già preso lo sciroppo? Posso andare subito a comprarne ancora se è finito. Grazie, caro. Ce n'è abbastanza. Piuttosto porta al tuo amico una tazza di caffè caldo e poi correte ad assistere alla parata tutti e due. Va bene, mammina. Vediamo, posso fare qualcos'altro? No, è troppo tardi. Ah, questa foto è di quando tuo padre combatteva con il principe Umberto, non è vero, Coretti? Sì, infatti. Bella! Ne è sempre stato molto orgoglioso e l'ha conservata tutti questi anni. So che nessuno ci crederà, purtroppo. Ah, eccolo! Sarà contento di vederti. Babbo, buongiorno. Buongiorno. Bravo, hai fatto un buon lavoro, figliolo. Oh, mi ha aiutato anche il mio amico Enrico. Sei stato davvero bravo, Enrico, grazie. Di niente. C'è già una gran folla di fronte alla stazione. Immagino che verrete tutti e due a vederlo. Allora, presto.
bocca, siete venuti anche voi. Ci siamo riservati. Ciao! Andate al diavolo, voi e i vostri posti riservati. Ecco, ci siamo. Il treno del re è arrivato, ragazzi. Bene, evviva! Indietro, no, indietro, no, nessuno può avvicinarsi al re. Io volevo fermo! Soltanto, ma lasciatemi, io sì, calmi! No, lasciatemi! Io voglio soltanto... Lasciatemi, fermo! Io ho detto. Fermate la carrozza! Siate irriverenti con un uomo che ha due medaglie. Lei è il caporale Coretti, vero? Esatto, sono il caporale Coretti, maestà. Mi sono avvicinato solo perché volevo rendere personalmente omaggio al mio caro sovrano. Mi ricordo benissimo di lei. Abbiamo combattuto una dura battaglia e diviso molte difficoltà. È vero, maestà. Mi fa piacere rivederla. Sono contento di trovarla in buona forma e sono lieto di stringerle di nuovo la mano. Comandi, maestà. Le faccio tanti auguri, Coretti. Dio la benedica, maestà. È un grande re. Il giovane principe è diventato un grande re. Babbo! Babbo! Non dimenticherò mai ciò che ho visto oggi. Coretti e suo padre hanno pianto dalla gioia. Devono essersi sentiti più vicini che mai. Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornan più. Quanti giorni su
sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti. È quel libro che leggi ora tu. Il tamburino sardo corre senza aver paura, alto tiene il suo stupore.